senatore Dell'Osso, possiamo dire che è stato il fautore o comunque colui che ha stimolato, ha calteggiato il conferimento del titolo di concittadino, di cittadino onorario a Paolo Emilio Trastulli. È solo un ricordo appassionato della sua condizione di discepolo, di allievo all'epoca del liceo classico, o è qualcosa di più? Se fosse solo quello, questo intero popolo che è venuto ad onorare il professor Trastulli non sarebbe venuto. Voi avrete visto i sindaci, tutti da Melillo, da Albano, non ho visto altri, ma credo che fossero confusi tra il popolo, l'intero popolo lucerino, magistrati, professionisti, il segretario generale, il dottor Cifuni, grandi storici come Dioniso Morlacco, come il poeta alberronese, l'amico, tanti altri amici che sono qui venuti a onorare la persona, l'uomo, lo studioso, il critico d'arte, il professore, se permettete, il mio professore di liceo, un grande uomo che ho ammirato da giovane e ho conservato questo amore per gli interi anni della mia vita. Tutto quello che gli ha detto credo abbia commosso noi tutti, non solo me che l'ho ascoltato con una particolare passione, forte di una antica amicizia. Io credo che abbia mostrato ancora avanti a voi di essere stato l'uomo che noi abbiamo presentato, l'uomo colto, l'uomo che la città di Lucera ha amato da sempre, l'uomo che meritava di essere cittadino onorario. Sindaco Dottoli, allora, cittadinanza onoraria a Paolo Emilio Trastulli, un atto non solo doveroso, ma forse naturale, se possiamo dire così. Sì, una giornata importante. Quando ci è stata proposta questa iniziativa l'abbiamo accolta con grande attenzione, perché io ho avuto personalmente la possibilità di conoscere e di ascoltare il professore in altre occasioni, ed è sempre così limpido, così chiaro, così fonte di arricchimento culturale per tutti. Anche oggi ha dato un saggio della sua conoscenza storica, facendoci catapultare di colpo in una Lucera che molti di noi non hanno conosciuto per un fatto anagrafico e che ovviamente hanno attraverso le sue la possibilità di conoscere. Siamo felicissimi, è una giornata che è andata bene e che oggi si concluderà con l'inaugurazione del museo. Paolo Emilio Trastulli, professore emerito per tanti motivi, per i suoi studi così importanti, ma ora affezionato, possiamo dire, concittadino di Lucera, in modo onorario. Quali sono i sentimenti, le emozioni che prova? Perché l'ha detto, che è molto emozionato. Certamente, l'emozione che prova è di essere incerto che sia un sogno o sia la realtà, perché non mi sarei mai aspettata una cosa di questo genere. Devo dire la verità, io mi sono inteso lucerino da subito. Io sono qui dal settembre del 1942, sono arrivato a Lucera per frequentare la prima media, sono rimasto fino al terzo liceo, dopo la laurea sono venuto ad insegnare qui e poi ho continuato a venire. Nel mio diario ci sta periodicamente un appuntamento a Lucera. Che sia un appuntamento di cultura è il fatto prevalente, perché mi spinge a fare certe cose, ma se potessi verrei anche senza fare nulla o per nessuna ragione. Certo, adesso con l'avanzare dell'età le cose diventano un pochettino più difficili, muoversi da Roma comincia a diventare un fatto che pesa, però quando sento che si tratta di Lucera io non dico mai di no. Onestamente non dico mai di no, sarà superbia, sarà superficialità, ma se mi dicono vieni a darci una mano per fare una cosa, perché non devo venire? Qualche volta anzi sono io che mi faccio dire vieni a darci una mano per poter venire, no? Sono le astuzie che vengono dall'età, no? Rendersi disponibile e fare in modo che la gente dica oh scusate, ma c'ho questo piccolo momento di incertezza perché ho visto un amico che è il re della fotografia, che è Mario Carrozzino. Lo salutiamo anche noi. Senta, ma quanto contano anche le relazioni di parentela, di familiarità che ha con Lucera, no, ecco, per sentirsi così lucerino? No, guardi, quelle contano perché sono l'inizio di un processo, ma poi il processo cammina da solo. Non è che io amo Lucera perché ho avuto parenti o parentele a Lucera. Amo Lucera perché ho studiato a Lucera, ho vissuto a Lucera, ho capito e sentito Lucera, i miei migliori amici sono i miei compagni di scuola,
quelli che avevo al liceo e poi quelli che ho avuto come insegnante al liceo, quindi ci sono tutte le ragioni anche sentimentali, prima ancora che pratiche, che mi portano a venire a Lucera. Lucera è la mia città dell'anima, l'ho scritto anche in questo opuscolo che sta a disposizione dei miei amici, perché è così, io... diciamo, Lucera per me rappresenta tutto, l'ho scritto e l'ho detto, ciò che ho dentro e ciò che ho fuori. Non ho altro prima, non ho altro dopo. E ora per i giovani, per i nuovi lucerini, cosa si sente di dire? Cosa può rappresentare Lucera per i nuovi, per i giovani? Cosa dobbiamo aspettarci, auspicarci, augurarci? Io dico che l'incontro con Lucera per i giovani è l'incontro con la cultura del passato, con la storia del passato, con la cultura del presente e con il bisogno che la prospettiva di serenità e fecondità e successo di Lucera ha nelle forze dei giovani. Sappiano i giovani che senza di loro non si costruisce il futuro, ma che il futuro ha le sue radici nel passato. Quindi il passato di Lucera è un passato che può rappresentare un humus fecondo per realizzare il futuro, e questo devono sentirlo perché, ripeto, la forza della storia è nei giovani, la forza della storia però è anche nella memoria, quindi che i giovani sappiano dove vivono e chi furono i padri loro, no? E non dico i padri nobili, ma dico i padri, qualunque essi siano, perché Lucera insegna la civiltà anche, che posso dire, nel più umile dei suoi abitanti. Questa è la mia convinzione. Grazie di vero cuore. Prego, grazie a voi. Pier Tommaso Trastulli, chiaramente figlio del professore insignito oggi della cittadinanza onoraria per Lucera. Allora, in qualità di figlio, allora, cosa si sente di dire? Perché è un momento sicuramente molto importante e emozionante. Allora, intanto io sono sempre contento di venire a Lucera e sono dei tre figli quello che ci è venuto più spesso. Ci ho passato delle estati bellissime con amici che rivedo volentieri come oggi ogni volta che vengo. È una città che mi piace da un punto di vista storico, mi piace da un punto di vista culturale, mi piace da un punto di vista umano. Certo, trovo che negli anni sia stato fatto relativamente poco per renderla più fruibile per le persone che non la conoscono. È opportuno utilizzare manifestazioni come questa, posti bellissimi come il teatro che ci ospita, l'anfiteatro, la villa piuttosto che il castello, per far conoscere una città bellissima che secondo me fuori della Daunia e forse fuori della Puglia non è né conosciuta né valorizzata. Questo è quello che mi sento di dire. Manifestazioni come queste chiaramente sono belle per noi familiari, ma dimostrano che c'è ancora bisogno di fare tanto per far conoscere il nome di questa cittadina ai non addetti ai lavori. Quindi si sente lucerino? Io mi sento lucerino, io parlo un abbozzo di dialetto che qui chiaramente non, in cui non mi produrrò, ma per anni ho giocato con amici parlando esclusivamente a lucerino e facendo parte del comitato direttivo della famiglia Dauna di Roma, a Roma, è evidente che quando posso mangio lucerino, parlo lucerino e spero di riuscire appunto anche a pensare in lucerino, che sarebbe una cosa, il mio prossimo obiettivo è quello, pensare in lucerino. E può fare un saluto a Studio 9 TV e lucerino. No, il lucerino no, perché poi questo voi la trasmetterete. Diciamo che saluto tutti gli spettatori di Studio 9 TV in italiano, in diciamo così, nella lingua che padroneggio meglio, e sperando di vedervi a prossime manifestazioni a Lucera e perché no, anche organizzata dalla famiglia Dauna di Roma a Roma, noi vi terremo informati e speriamo che ci venite a trovare. Grazie. A voi.